Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Serata con StarCraft, anche se è un po' che non riesco a portarlo, finalmente ci siamo. Terzo episodio, stiamo giocando la campagna Terran, quindi continuiamo e vediamo quello che ci aspetta. NORAD II, area operazioni segrete, colonia di Antiga Prime. Sembra che i confederati siano terrorizzati dalla rivolta su Antiga. Ho intercettato diverse trasmissioni tra il loro avamposto e il quartier generale di Tarsonis. Sono quasi tutte criptate, ma... un momento, ecco qualcosa. Parla il generale Duke della NORAD II. Ammiraglia dello squadrone Alpha. Abbiamo effettuato un atterraggio d'emergenza e siamo sotto attacco da parte degli Zerg. Richiediamo immediato soccorso a chiunque riceva questo segnale. Ripeto, questo è un messaggio di soccorso a priorità assoluta. Zerg? Qui? Ben gli sta. Così imparano a ficcare il naso dappertutto. Jim, voglio che interveniate per salvare quella nave. Spero tanto di aver capito male. Arcturus, sei impazzito! Ascoltate, so che Duke è un bastardo senza cuore, ma non è giusto che un'intera colonia ne faccia le spese. E poi, un generale della Confederazione potrebbe essere un ottimo alleato. È un'occasione che non possiamo farci scappare. Questa cosa non mi piace per niente. Non mi aspetto che ti piaccia, mi aspetto che tu lo faccia. Signor sì. Va bene, diamoci da fare. Bene, a quanto pare... è successa una cosa molto interessante. Uno dei nostri nemici, il generale Duke, è stato attaccato da una fazione Zerg, dall'esercito Zerg, e la sua nave, il NORAD II, è stato abbattuto, seriamente danneggiato, e adesso è al suolo, schiantato, sotto forte attacco Zerg. E sta chiedendo aiuto, guarda caso, ci siamo noi nelle vicinanze e lo potremmo aiutare, in cambio della sua lealtà, visto che comunque non ha scelta. Quindi... obiettivi della missione: proteggere l'incrociatore NORAD II, portare Raynor e due navi da sbarco alla NORAD II. Al NORAD II non so perché hanno messo alla, però vabbè. Ok, cominciamo e vediamo cosa ci aspetta. Vai! Quindi, abbiamo questo gruppetto stream in sito, due SCV e un pugno di soldati. Andiamo qui, c'è qualcosa... ok. Un centro di comando, andiamo qua. Ah! Attenzione sempre a non far morire Raynor. Ah, ok, ok, tutta una base da conquistare. Mia, mia. Una struttura Terran con punti di vita in rosso esploderà, a meno che non venga riparata. Vai, abbiamo gli SCV. Ma andiamo subito a ripararle e poi ci mettiamo al lavoro. Resto. Uno qui. E uno qui. Aspetta, ripara, non vorrei che ci entrasse. Ok, stiamo riparando, tutto a posto. Ovviamente riparare consuma. Dobbiamo farlo, molto contro gli Zerg. Attenzione, allora facciamo una bella cosa. Qui ci sono dei marine, quindi chiudiamo le torrette. Questo qui è il NORAD. Dobbiamo proteggerlo. Quindi intanto abbiamo mandato i marine dentro ai bunker così da fornire fuoco di copertura. Li abbiamo riparati e sì. Gas vespene insufficienti. Ok, per riparare il NORAD ci serve anche il gas. Minerali insufficienti. Ok, ok, dobbiamo cominciare a recuperare minerali e gas, altrimenti non possiamo riparare quello che abbiamo lì. Intanto questi li spostiamo qua. Quindi niente, dobbiamo organizzarci, intanto difenderci e poi andare a salvarli. Minerali insufficienti. Sperando che resistano. E sì, stanno
in linea d'aria molto vicini, ma sarà un bel problema attraversare questo anello perché me lo ricordo c'è ogni sorta di difesa aerea. Fisicamente, o meglio, dal livello terra dovremo fare tutto quanto il giro. Mi chiedo, potrei anche andare semplicemente in forze con un gruppo di aerei a battere le difese che stanno qui e andare di qua. Di solito io spianavo tutta la mappa con un bel esercito. Intanto creiamo altri SCV. E quando avevo sterminato tutti, allora con calma andavo al NORAD secondo. Sarei tentato di provarci. Potrei anche fallire, c'è un'alta percentuale di fallimento. SCV pronto, signore. Ordini ricevuti. Devo raccogliere anche un po' di gas appena sarà possibile. Intanto, dunque, mandiamo un paio di marine qui. Comandante. Un paio qui. SCV pronto, signore. E poi dovremmo creare anche altri bunker. Comandante. Questa zona deve essere messa in sicurezza a tutti i costi. Sì. Lo considero fatto. Ordini, capitano? Ok, mi prendo qualche minuto per creare un po' di SCV e poi noi ci rivediamo qua. SCV pronto, signore. Ok, intanto costruiamo anche un deposito di gas, non una raffineria e continuiamo a sfornare SCV. SCV pronto, signore. Vai, a raccogliere minerali. Attenzione. Cerchiamo più che altro di non far distruggere gli SCV perché... Aia. Perché con loro potremmo continuare a riparare. Ok, intanto... La raffineria di USD Vespene è pronta. Ci mettiamo un altro SCV. E gli altri li mettiamo a raccogliere i minerali. E penso che... Per il momento ci dovremmo quasi essere. Fuoco a volontà. Ricordiamoci che dobbiamo anche potenziare attacco e difesa. Mamma mia, anche attacco e difesa. SCV pronto, signore. La ricevo. Le fasi iniziali di un livello sono sempre così. Qualche minuto per... avviare la produzione e creare un minimo di unità ci vuole. Affermativo. Penso che possano bastare per ora, quindi intanto addestriamo un po' di marine, così la prima cosa che faremo sarà metterli nei bunker e creare anche altri bunker così da avere una buona difesa e intanto potenziamo anche il livello di attacco. Se ci scappa qualche altro SCV per velocizzare ulteriormente la raccolta. Tu intanto vai in questo bunker. Varrebbe la pena, come abbiamo fatto anche nello scorso gameplay, lasciare un paio di SCV nei pressi delle linee di difesa più avanzate, così da poter fare delle riparazioni di emergenza. Intanto un bunker porterà 4 marine, quindi questo è pieno. Poi probabilmente ne metterò anche uno qui, perché questo lato è abbastanza scoperto, vorrei evitare... Anzi, lo faccio subito. Ecco. Attendo ordini. Qui manca uno. Comandante. E ce lo mettiamo. Qui ce ne vogliono tre. Attenzione. Fatto in tempo. E periodicamente controlleremo per c'è vedere se serviranno delle riparazioni. Comandante. Qui ci sono tutti. Anche qui. Lavoro terminato. Ah, queste regine. Pronto a servizio. Ogni tanto ci verranno a sputare addosso quella robaccia verdastra che avete visto. Rallenterà le nostre unità, non ci causa danni, ma rende le unità molto molto più lente, quindi attenzione. Ancora un marine qui e poi cominceremo a metterli qua. Potrei anche fare altri marine, ma in realtà io vorrei creare per lo più degli aerei per andare a forzare la difesa qui. Non è sicuramente la strategia più adatta, ma penso sia la più veloce, ci posso provare. Poi, male che vada, se dovessi sbagliare, rifarò il livello. Qui abbiamo finito. Ne mandiamo 4 qui. Forse un altro bunker qui o uno qui. Giusto per stare tranquillo. E poi cominceremo a sfornare aerei.
Fantastico! Pronto a servizio! Costruiamo anche un'accademia, così da aumentare il raggio di attacco delle nostre, dei nostri marine. Io qui ho la tastiera messa un po' male. C'è bisogno di me? Avanti. Attento ordini. Ancora tre. Qui intanto è quasi finito lo sviluppo. E comunque sì, diciamo che di SCV ne abbiamo più che a sufficienza. Siamo nettamente... Comandante? A velocità di produzione spedita. Qui Raynor. Raynor sta qui, lo teniamo al centro perché non ha senso mandarlo a combattere per ora. Ok, costruiamo un altro paio di bunker proprio per scrupolo. Eh sì. Ne mettiamo... Lo mettiamo qua, proprio a fianco a questo. E a breve dovremo riparare anche quello. Creiamo quest'altro bunker, mettiamo questo come unità sacrificabile. E poi ricordiamoci quando sarà il momento a breve anche di fare qualche magazzino. C'è bisogno di me? Dai, ecco il primo. Appena questo sarà pronto, andiamo qui e ripariamo. Intanto... Pronto a servizio. Ma non ho messo a fare l'accademia? C'è bisogno di me? Ah, no. La ricevo. Avevo lasciato l'unità in attesa. Ok, ancora un paio. La ricevo. E dovremmo essere quasi del tutto coperti. Al massimo un altro bunker qui. Proprio a voler essere puntigliosi. 46. Ok, ci sono uno. Vabbè, giusto qualche. Ah, a proposito, le riparazioni qui. Dobbiamo riparare il NORAD. Non che sia. Posso ripararlo con più unità? Sì, ottima questa cosa. Anzi, vabbè, approfittiamone. Ripariamo questo. Ne mettiamo uno qui. E mantieni la posizione. Tieni la posizione. Ho detto, tieni la posizione. Comunicatore acceso. E uno qui. Così non si muoveranno. E intanto ripariamo anche tutto il NORAD. In caso di assalto pesante, almeno avremo una buona difesa. Peccato che qui non posso creare... Capitano? Potrei creare, ecco, delle torrette lanciamissili per colpire le unità volanti. Giusto per il discorso delle regine che ogni tanto vengono a romperci l'anima. Vediamo un po'. Proviamo. Mettiamoli, vai. Quindi, manca questo. E posso... Ah ok, per fare la fabbrica, lo spazioporto serve la fabbrica, quindi costruiamo la fabbrica, la mettiamo qui perché tanto non ci servirà a niente. E aumentiamo anche la portata di attacco. Attenzione. La mia attenzione. Mamma mia. Avevo messo, ok, devo sviluppare anche la difesa. Qui è tutto sotto controllo. Manca, oh, manca un marine, manca. Come ho fatto a scordarmelo? Questo è stato rallentato. Oh, voi tornate indietro. Al centro proprio dovete essere gli ultimi ad essere colpiti. C'è bisogno di me? Io quasi. Pronto a servizio. Ne faccio anche qualcun'altra. Una qui. E un'altra qui. Eh sì. Più difesa aerea abbiamo e meglio è. Qui la fabbrica è fatta, vero? La base è sotto potenziamento completato. Ok, abbiamo già ucciso qualcuno che ci ha attaccato. Mi chiedo chi fosse. Ecco, appena queste sono pronte, ce ne torniamo al centro. Teniamoli al riparo. Affermativo. Avanti, comando tattico. La ricevo. La base è sotto attacco. Attenzione, ripariamo. Chi c'è rimasto? Vedevo un puntino blu. Questa c'ha bisogno di un po' di riparazione.
Allora, qui abbiamo finito. Facciamo anche l'espansione, anche se ci servirà poco e niente. E adesso voglio creare un paio di spazi. Le nostre forze sono sotto attacco. Ok, un paio di spazioporti. E li facciamo in un punto tranquillo, tipo qua. La ricevo. Così da creare in fretta una buona contraerea. Sono Jimmy. Ciao Jimmy. Riparazioni qui non servono. Sono veramente curioso di provare questa strategia. Ampliamento completato. E nel frattempo faccio anche qualche altro magazzino. Dai, qui che non stanno in mezzo. Ne creiamo. Le nostre forze sono sotto attacco. Tutto a posto, ne creiamo un altro magazzino, lo mettiamo qua. Qui ha fatto. E creiamo subito l'espansione. Idem per questo. Aspettiamo. Potenziamento completato. Anche il secondo livello dei Marine è pronto. E creiamo ancora un magazzino. Gli aerei dovranno essere parecchi. Ecco qua. Intanto ricerchiamo il campo di occultamento del Wraith. Del Wraith. E più 50 energia del Wraith. Quindi sviluppiamoli subito. E un'altra cosa che dobbiamo sviluppare sono anche attacco e difesa delle unità aeree. Quindi costruiamo un'armeria. La metto. Mettiamola qua, dai. Come difesa dovremmo esserci, non dovrebbe neanche essere necessario piazzare dei tank. Pronto a servizio. E sì, dai, cominciamo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Cominciamo con 6 Wraith e li mettiamo sono qua. Raynor lo lasciamo qui. Sistemi operativi. E per il momento bisogna solo aspettare, appena sarà pronta l'armeria, anzi probabilmente ne farò due, così da potenziare due livelli allo stesso tempo. E quando tutto sarà pronto, tanto ci difendiamo tranquillamente, qui al NORAD non è un grande problema, continuo a ripararlo. Quando avremo tutto pronto, andrò ad attaccare. Ricerca completata. Vai, ecco i primi che escono, ricerca completata e anche qui. A noi interessa potenziare soltanto questi due. Potenzia, blindatura. No, aspetta. Armi, veicoli, blindatura, veicoli, blindatura, navi e armi, navi. Queste due qui ci interessano. Ripariamo subito qui. E appena questa è pronta, la mettiamo a fare. 53-82. La base è potenziamento completato. Attenzione, ripariamo immediatamente tutto. Comunicatore acceso. Pronto a servizio. Sì? La ricevo. Immediatamente, signore. Quindi, eccoci qui, cominciamo. Potenzia armi navi. Gas Vespene insufficiente. Azzarola, lo abbiamo finito. Ok, allora aspettiamo di accumularne ancora. E a proposito, a me sembra che non ci ho mandato abbastanza SCV. Questi. In attesa di ordini. A rapporto. E stiamo a 6. Adesso, appena avrò abbastanza gas, comincerò a sviluppare. Comincerò a sviluppare anche questa tecnologia. Queste due tecnologie. Se gli attacchi continuano ad essere così, non c'è problema. Io spero solo. Ecco la regina. Finalmente l'ho ammazzata. Spero soltanto di riuscire a passare sopra questo anello in cui è pieno di torrette antiaeree. Quindi dovrò forzare il passaggio. E ci saranno anche parecchie perdite, temo. Vabbè, aspettiamo. Tanto taglierò. Sicuramente in giro per la mappa, se ben ricordo, dovrebbero esserci altri minerali e altri depositi di gas. Ma dovrei creare un esercito per mandare a raccoglierli. Io invece penso che dovrei farcela. Poi se vedo le brutte, manderò gli aerei.
a cercare, ma per ora intendo solo semplicemente passare da questa parte. Anzi, dovrò creare due navi da sbarco perché l'obiettivo è portare Raynor e due navi da sbarco lì al NORAD. Intanto potenziamoci. Prima la blindatura navi, che è quella che costa di più. Poi appena arriviamo a 100 potenziamo anche questa. In questo modo i nostri Wright, i nostri aerei, che poi dovrebbero essere spettri, saranno più resistenti e un po' più forti. E intanto accumulano anche l'energia per diventare invisibili. Serve a poco contro le torrette antiaeree perché comunque rilevano le unità invisibili, però contro le altre unità dovrebbero essere invisibili. Intanto sto approfittando per costruire altri due magazzini, così non avremo problemi di scorta quando cominceremo ad avere parecchi spettri, parecchi Wright. Ok, non ci sono ulteriori livelli, quindi per i potenziamenti siamo le a posto. Forze sono sotto attacco. Ok, siamo ancora in condizioni abbastanza buone. Dai, continuiamo a fare... Mamma mia, meno male che ho messo queste torrette. Vieni qui. Ripariamoci a vicenda. Che questi devono continuare ad esserci. Ecco perché in passato sceglievo di andare in forze con l'esercito, perché comunque questi costano tanto in vespene e ci vuole veramente tanto. Sapete che c'è? Dai, cominciamo a... Ho talmente tanti minerali, cominciamo a sfornare Marine. E intanto spostiamoci. Potenziamento completato. E vediamo se riusciamo a trovare qualche altro deposito di gas. Anche perché altrimenti così ci mettiamo veramente troppo. C'è bisogno di me? C'è bisogno di me? Ok, qui intanto un gruppetto ce l'abbiamo. Andiamo a dare un'occhiata, anche perché non ricordo com'era la situazione qui sopra. Ricordo che era pieno di gentaccia, ma non esattamente come. Ricevuto. C'è bisogno di me? Vediamo un po' qui sopra. Dai, forza, sparategli. Bene. Siamo stati fortunati. Ok, altri minerali qui. Se c'è anche un po' di gas. Porco cane. No. Meno male che ho messo altri bunker. Vai, ripara. Quindi qui ci sono... Ah, mazza, non l'avevo visto. Ok. Andiamo subito a creare un altro centro di comando qui per raccogliere altro gas e altri minerali e raddoppieremo la nostra velocità di produzione. Attenzione, guardate qui. Queste qui sono torrette antiaeree. È da quelle che dovremo stare attenti con gli aerei. Vada. Stanno arrivando tutti quanti. Bersaglio designato. Allora, prendiamo un SCV e cominciamo a costruire un altro centro di comando. Pronto a servizio. Centro di comando. Oh, questa zona va protetta. Mi sa che prima di fare un centro di comando dovremo fare almeno un bunker qui e uno. E uno qui. Non posso rischiare che... Anche perché qui sopra c'è del mostro. La base è sotto. Attenzione, ripara, ripara. Fatto in tempo, in tempo. Creiamo anche altri marine. Serve un po' di forza. Fantastico. Ordini, capitano? Chiamiamo. Ricevuto. Facciamo un bunker qui. C'è bisogno di me? E un bunker qua. Modo dovremmo avere una discreta difesa. E intanto i marine li facciamo arrivare direttamente qui. Attento ordini. Ne abbiamo già tre, quindi questo sarà già in grado di difendersi. Muoviamoci. E intanto sì, creiamo già altri SCV, così quando sarà pronto il centro di comando ci saranno già qui delle unità pronte per lavorare. Eccoli subito qui dentro. SCV pronto,
signore. Adesso proviamo. Ordini, capitano. Centro di comando di lo mettiamo a metà strada tra gas e minerali. Benone. SCV pronto, signore. Quindi qui armato e pronto ad andare. Ci siamo. Avanti, comando tattico. La ricevo. Ma tu non devi costruire. Ma a questo punto sapete che non conviene. Ricevuto. Conviene di più metterlo qui a questo punto. Immediatamente. Costruiamo una torretta antiaerea qua. Anche due. Così se dovesse attaccarci qualche unità volante saremmo già pronti a difenderci. Intanto costruiamo un'altra raffineria di gas Vespene qui. E ci siamo. Ci vuole un po' di pazienza, ragazzi. StarCraft è un gioco lento. Tra l'altro qui i minerali stanno per finire. Quindi a breve mi converrà spostare direttamente tutti quanti qui sopra. Ok, qui abbiamo fatto. Voi intanto raccogliete tutti questi minerali. E un SCV lasciamolo qui per le riparazioni. Lavoro terminato. E intanto lavoro terminato. Noi continuiamo a fare Marines. E appena qui sarà pronto il gas di Vespene. Ordini, eccolo. Ricevuto. Mettiamoli subito a raccogliere. Ricevo. Tu. Ecco qua, così la velocità di raccolta è raddoppiata. Nel mentre io voglio vedere cosa c'è. Ricevuto, qui. Comando. C'è bisogno di me. Attenzione. Torniamo indietro. Sono sotto attacco. Portiamoli, ecco qua, in bocca al bunker. Che fine ha fatto l'SCT? Ma che fai, scappi? C'è bisogno di me. Canale aperto. Qui è pieno di overlord, di sorveglianti. Ok. Continuiamo a fare Wright. Phoenix. Dopodiché cominceremo a rompere veramente le scatole. Sistemi operativi. Vediamo qui sopra cosa c'è. Zergling. Ricevuto comando. È veramente pieno, ragazzi. Stiamo indietro. Basso profilo. Attenzione qui. Ecco, questi mandiamoli. Ehi, 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 esce mondo, vai. Comunicatore acceso. Armato e pronto. Questi li teniamo qui. Ripariamo. E dobbiamo riparare anche questa. Qui come procede? Stiamo producendo. Ah, potrei fare, ecco, qualche magazzino qui, visto che ho spazio. Chi è? Ah. Vai, vai, sparate qui. Ah, ah. Guardali come vengono da sotto. Rosiconi. Confermato. Bersaglio designato. Attenzione, una torretta. Questa è molto pericolosa. Confermato. Vediamo. In attesa. Qui abbiamo intanto un gruppo completo. Formazione d'attacco. Ricevuto. Vediamo, mandiamoli un attimo qua. Raid in attesa di ordini. Ecco qua. Questa è una torretta terrestre. Sono quelli a destra, quelli pericolosi, ecco. Quelli che mi colpiscono e mi danneggiano. Quindi l'ideale sarebbe con gli aerei distruggere le torrette che colpiscono le cose a terra e con loro colpire le torrette che antiaeree. Le nostre forze sono sotto attacco. Attenzione. Ricevo. Tutto a posto. Sì, servono altri Marines. Ricevo. Che fine hanno fatto? Ah, stanno qui. Datemi qualcosa a cui sparare. Chi è? Io farei un tentativo, ma fantastico. Un attimo che mi organizzo. Comunicatore acceso.
Gruppo 1 e gruppo 2. Il gruppo 2 lo mandiamo a distruggere quella antiaerea. Attenzione a quell'altra. No. Bene, indietro. E adesso con gli aerei distruggiamo questa. Qui è pieno. Maledizione. Ah, facciamo anche, ecco qua, le navi da sbarco, che sono quelle che ci servono di più. E intanto altri aerei. Fornitemi le coordinate. Canale aperto. E farò un altro taglio mentre aspetto che escono questi altri aerei. E visto che ci sto, faccio anche un altro paio di magazzini. Avanti, comando. Qui intanto è uscito il primo trasporto, a breve uscirà anche il secondo, così saremo a posto. E intanto continuiamo a tirar fuori aerei. Ok, qui i minerali sono finiti. Adesso questi li mandiamo tutti qui sopra. E intanto costruisco altri magazzini, che stiamo a 11 su 100, 111 su 124. Ok, abbiamo adesso due gruppi distinti di Wraith. Potrei fare un tentativo, cercare di andare nel punto più vicino, ovvero qua, e vedere se riesco a sfondare. Magari senza farmeli uccidere da questi. Avanti, comando. Allora, proviamo. Fornitemi le coordinate. Eccoli qua, vai. Cerchiamo di sfondare, così da poter far passare i trasporti. Porca miseria, sono veramente tanti. Ok, ok. Forse ce la faccio. Pensavo molto peggio in realtà. Qui è pieno, ma se riesco a distruggere anche questo, in teoria dovrei poter passare. Avanti, comando. Ho avuto molte meno perdite di quanto pensassi. Vediamo. Allora, devo portare, la missione dice, proteggi l'incrociatore, porta Raynor e due navi da sbarco. Ok, quindi a questo punto prendiamo le due navi, allacciate le carichiamo cinture. Raynor su una delle navi. Dovrei aver aperto un varco abbastanza largo per riuscire a passare senza farmi accoppare. Siamo sulla rotta al 100%. Raggruppatevi, passate vicine. Reggetevi, stiamo per ballare un po'. Siamo sulla rotta al 100%. Ok. Allacciate le cinture. Tenetevi forte, ragazzi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ricevuto. Attenzione, che se mi distruggono questi so cavoli amari. Tenetevi forte, ragazzi. Siete le ultime persone che mi aspettavo di vedere. Chi te l'ha fatto fare, Mengsk? Chi ce l'ha fatto fare? Adesso ti faccio vedere, confederato pezzo di... Basta, Jim. Me ne occupo io. La confederazione è finita, Duke. Le colonie si stanno ribellando. Gli Zerg avanzano indisturbati. Prova a pensare a cosa sarebbe successo qui oggi se non fossimo arrivati noi. E allora? Ti lascio libero di scegliere. Puoi tornare dai confederati e perdere, oppure unirti a noi e salvare l'intera razza umana dalla minaccia Zerg. Non mi sembra una decisione difficile. Unirmi a voi? Ai ribelli? Sono un generale, per l'amor di Dio. Un generale senza esercito? Ti sto offrendo un posto nel mio stato maggiore, non in un desolato avamposto. Non abusare della mia pazienza, Edmund. Va bene, Mengsk, affare fatto. Questa è la scelta giusta, generale Duke.
Non posso credere che tu ti fidi davvero di quella serpe. Tranquillo, Jim. Ora è la nostra serpe. Hai capito, Mensk? Vittoria! Asso nella manica. Area operazioni segrete, colonia di Antigua Prime. Comandante, la nostra posizione è stata scoperta. 2 ore fa, un grosso contingente confederato è atterrato su Antigua e ha stabilito un campo base nel nostro perimetro difensivo. Arcturus Mensk ha convocato una riunione. Buongiorno. So che siete tutti preoccupati dalla presenza dei confederati, ma prima di pensare a loro c'è un problema. Sembra che i dati recuperati su Marsara non fossero progetti di armi. Il tenente Kerrigan vi spiegherà meglio. Sapete tutti che la Confederazione ha un programma di ricerca sugli umani con abilità psichiche che vengono poi addestrati come fantasmi. I responsabili del programma hanno scoperto che gli Zerg sono in sintonia con le emanazioni psioniche dei fantasmi. Vuoi dire che gli Zerg sono qui per te, bellezza? Le cose vanno di bene in meglio. Piantala! Ci sono molte ricerche segrete confederate sui rapporti fra Zerg e fantasmi. Noi ne abbiamo rubato una parte minuscola ma decisiva. I progetti di un emettitore transplanare di onde psioniche. Questo emettitore trasmette l'impronta neurale di un fantasma, ma con una potenza di gran lunga maggiore, sufficiente per inviare il segnale ad altri pianeti. La Confederazione usava questi emettitori per attirare gli Zerg in qualche sperduta zona di contenimento. Comandante, la sua vecchia colonia Marsara era una di queste zone. Che cosa stai cercando di dire? Sto dicendo che gli Zerg sono un'arma segreta della Confederazione. Sto dicendo che i confederati vi hanno usato come cavie per testare questa nuova arma. Proprio come una generazione fa hanno distrutto Coral con le armi nucleari per prendere il potere, così ora useranno gli Zerg per eliminare tutte le voci che si levano contro di loro. Solo che questa volta nessuno li biasimerà. Chi potrebbe sospettare che questi mostri alieni sono in realtà una loro creazione? Anzi, verranno osannati come eroi per essere venuti ad annientare gli Zerg. È ora che la Confederazione risponda dei suoi crimini. E io so come fargliela pagare. Il tenente Kerrigan posizionerà un emettitore al campo base dei Confederati. Comandante, lei dovrà scortarla e proteggerla. Quando gli Zerg arriveranno, travolgeranno i Confederati, permettendoci di scappare. Muoviamoci. Ok, quindi in pratica gli Zerg sarebbero attirati da queste emanazioni psioniche, un po' come succede con la luce che attira le zanzare. E Mengs intende usare questo emettitore per attirare gli Zerg in massa e distruggere i Confederati. Bene, effettivamente non è male come cosa. Qui lascia intendere che gli Zerg potrebbero essere una creazione dei Confederati. No, diciamo che li stanno usando soltanto come arma. Naturalmente gli Zerg esistono come specie a sé stante, non sono stati creati dai Terran. Quindi, obiettivi di missione, portare l'emettitore psionico alla base nemica e Kerrigan deve sopravvivere. Avanti! So bene cosa provi a riguardo, ma non lasciare che il passato influenzi le tue azioni. Esegui gli ordini, tenente. Signor sì. Oh mamma! Allora, togliamoci. Qui ci sono dei tank, mandiamo Kerrigan a distruggerli e torniamo qui alla base. Via, 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 via. Spostiamo tutto. Kerrigan! Kerrigan a rapporto. Vieni via. Solleviamo tutto qui e... Le nostre forze sono sotto attacco. E porca miseria! Attendo! Ah! Indietro, indietro! Ci fortificheremo qui. Mannaggia! Chi sta sparando? Ah! L'emettitore è qui. Va bene, va bene. Allora, con calma. Intanto mettiamo tutti gli SCV al lavoro. Raccogliamo anche il gas. Altri SCV, vai, più in fretta possibile. E dovrò fortificare queste zone, il perimetro. Metteremo dei carri insufficienti. Per adesso, dov'è l'altro? Eccolo qua. Per adesso mettiamo
mettiamoli qui. La base è sotto attacco. Niente, questi qui ormai sono persi. Qui ci sono altri depositi, altri minerali, quindi ok. Questo rumore non mi è piaciuto per niente. Dunque, abbiamo Kerrigan a cui possiamo affidarci. Mandiamo questi marine dentro questi bunker. E poi dovremo sbrigarci a creare delle difese più efficaci. Qui dovremmo poter cominciare a costruire i primi carri. Eccoli qua, ok, il carro d'assedio. Questi saranno una difesa eccezionale, perché hanno moltissimo raggio d'azione. E infatti in genere una strategia buona con i Terran è usare i bunker e i carri d'assedio, anche conosciuti come i famosi tank. Che c'è ora? Dunque. Però avremo bisogno di molti, di molti minerali e molto gas, quindi mettiamoci per bene al lavoro e aspettiamo. Dovremo conquistare di nuovo anche questa zona qui, perché ampliamento completato. Ci farà comodo. Ricerchiamo l'assetto d'assedio. Minerali insufficienti. Quando avremo abbastanza minerali. Permetterà ai carri di posizionarsi e diventare delle vere torrette. E appena possibile dobbiamo conquistare questa zona qui. Minerali e gas a tutti i costi. E ci vorrà anche, ecco, qualche marine per creare qui altri bunker. Ma prima minerali, minerali e minerali. Minerali insufficienti. Ok. Cominciamo a costruire un bunker o anche due. Ne mettiamo uno qui. E poi dovremmo costruire anche delle torrette antiaeree per difenderci, perché sono veramente tanti, non possiamo affrontarli. Dobbiamo solo cercare di aprirci un varco, passerò da questa parte, per andare a posizionare l'emettitore psionico qua. Altri marine qui ne abbiamo. Sì, ma per adesso questi teniamoli qua. E appena possibile, ecco qua, sviluppiamo la tecnologia dei carri d'assedio e cominciamo a crearli per difenderci. Una volta che li avremo posizionati, non dovremo più preoccuparci della difesa e potremo pensare al contrattacco. Per adesso dobbiamo soltanto difenderci. Oh! Kerrigan! Oh oh! Ok, abbiamo delle unità occultate che ci stanno attaccando. Noi mandiamo la nave scientifica Terran che rileverà. Ecco qua, le unità occultate. Eccellente! Mamma mia. Dov'è finito l'SCP? Eccolo. Per rilevare le unità occultate, oltre ad usare la nave scientifica, ci bastano le torrette stesse, che sono individuatori, come abbiamo visto all'inizio. Quindi intanto costruiamo una torretta qui e poi facciamo un altro bunker. Intanto la ricerca qui è stata sviluppata, costruiamo un paio di tank. Servono altri depositi. Altri depositi, vero? Sì. Vai, li facciamo qui. Pronto a servizio. E qui. La ricevo, lavoro terminato. Bene, un altro bunker qui. E poi faremo un'altra torretta anche qua. Anche qua. Trasmettete gli ordini. Altri marine. Ah, salve comandante. Ordini capitano. E una torretta antiaerea qua. Metteremo poi due carri. C'è bisogno di e me. Questa parte, la parte settentrionale, sarà protetta. Vediamo se riesco 35, 50, sì, vai, un paio di carri qui. Poi un altro paio qui. E qui non metterò bunker, perché poi pian piano avanzeremo qua. E via via mi farò strada con i carri, sfruttando il loro assetto. Ok, mettiamo 4 marine qui. Pronto a servizio. Lasciamo un SCV qui per le riparazioni. Eccolo il primo. Signor sì. Lo portiamo qui dietro perché deve essere protetto. Signore. C'è bisogno di me.
qui. Procedo. E poi assetto d'assedio. È diventato una torretta micidiale. C'è bisogno di me? È con questi che ci apriremo la strada. Pronti a muovere! Minerali. Ordini, signore! Vai, un altro qui. D'accordissimo! Immediatamente! Con piacere, signore! Immediatamente! Perfetto. Questo lato è sicuro. Da qui non ci potranno più attaccare o fare serie da... Cioè, ci attaccheranno, ma difficilmente riusciranno a passare. Adesso copriamo questa parte qui. Ordini, capitano. Ah, intanto sì, costruiamo anche, me l'ho dimenticato, un'accademia per estendere la portata e anche per fare più danni con l'officina bellica. Mi era sfuggita. Ordini, questa parte. Signore. Un tank è qui immediatamente. Avevo dimenticato questo lato. Attento ordini. Dovrei riuscire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche qui ci vorranno altre torrette. Datemi qualcosa a cui sparare. Ordini, capitano. Servono altri depositi. Va bene. Destinazione. Intanto mettiamo anche un altro tank. Che c'è ora? Mi indichi il bersaglio. Da con questa piacere, parte qui. Signore. Servono altri depositi, ma io per il momento creo prima, ecco qua, delle torrette antiaeree. In questo modo saremo protetti da unità occultate. Lavoro terminato. Pronto a servizio. Ah, potrò riparare anche questo, ma per il momento può aspettare. E servono altri 4 marine qui. E ci siamo. Questo SCP lo lasciamo qui. Bene. Minerali insufficienti. A parte che dobbiamo costruire. Ok, potenziamo l'estensione. Estendiamo la portata e un altro magazzino. Anzi, ce ne vorranno almeno altri 3, ma proprio minimo. Questo lasciamolo qui. Qui. Pronto a servizio. E qui. Posso costruire qui. Ordini ricevuti. Andiamo a riparare la torretta. E qui intanto i magazzini sono pronti. Lavoro terminato. Pronto a servizio. Bene, costruiamo un'altra torretta. Così questo lato sarà protetto. Potenziamento completato. Bene. Cominciamo a creare altri carri. Così ci apriremo la strada. E anche qualche altro marine. Per difesa dei carri. Potenziamento completato. Bene. Ancora, vai. Minerali insufficienti. Aspettiamo di raccogliere altri minerali. Ah, devo cominciare, sì, comunque ad avanzare qui, devo costruire un'altra base. Attendo ordini. Armato e pronto ad andare. Pronti a muovere! Immediatamente! C'è bisogno di me. Cosa hai in mente? Ordini, signore! Procedo! Comandante, rock and roll! Potrei provare a mandare un po' in avanti in avanscoperta Kerrigan per vedere se riusciamo a distruggere. Sicuramente ci sono dei carri qui sopra. Dovremo vedere se riesco a distruggerli. Così da velocizzare parecchio le cose. Vediamo, dai, proviamoci. Poi se vedo le brutte rientro. Pronti a muovere! C'è bisogno di me? Andiamola invisibile e vediamo. Ah, mandiamo anche questa, salve, che ci darà comandante un po' più di visibilità. Che c'è ora? Ricevuto? Con piacere. Pensavo la stessa cosa. Con piacere. Okay. Ricevuto? Pensavo la stessa cosa. Con piacere. Ok, eliminiamo questo carro. Cos'altro c'è lì? Questo è tosto.
Vieni qui. Confermo la stessa cosa. Ah, qui è tutto aperto. Ricevuto. Porca miseria, okay, qui dovrò fare un'altra. Vada. Quello ci rileverà, quindi. Pensavo la stessa cosa. Per adesso torniamo indietro. Con piacere. Vediamo sopra. Se non c'è altro, qui potrò ricevuto. Cominciare a costruire. Intesi. Con piacere. Se fosse una zona chiusa sarebbe perfetto. Ricevuto. E infatti lo è. Con piacere. Benissimo. Quindi l'unico passaggio intesi. Per il momento è da questa parte. E qui siamo protetti. Pensavo la stessa cosa. Che c'è ora? Ma che te sei fatto riparare? Posso paralizzarti? Sì. Sono pronta. Grande. Se riesco a distruggere. Tenente Kerrigan a rapporto. Sono pronta. Non penso di fare in tempo. Che c'è ora? Dai, dai, dai. Sono wow. Pronta. Grande. La stessa cosa. Avevo quasi finito l'energia. Bene, mandiamo immediatamente questi due tank qui. Questi Marines. E prendiamo questa zona sicura. Trasmettete gli ordini. Bene, bene. E anche voi. Mi indichi il bersaglio. Anzi, li metto proprio qui sopra, li metto. Con piacere, signore. Vi dicevo, quartier generale. Ordini, signore. Attenzione. Muoviamoci. È ancora pericoloso. Immediatamente. Iniziamoli qui. Procedo. Che cosa hai in mente? Sì, vado. Questi. Ti ricevo, capo. Fantastico. Ordini, capitano. Danni. Destinazione. Ordini, capitano. Ripariamolo subito e mandiamo a fare un altro ricevo. Centro di comando. Qui subito immediatamente. Poi faremo un'altra raffineria e altri minerali da raccogliere. Qui altri SCV. Fermo, stai qui. A chi state sparando? Ma la navetta. Eccola. Vi abbiamo a schermo. Vi abbiamo a schermo. Splendido. Eseguo. Devo fare altri carri. Altri tank. Andiamoli qui. Attendo ordini. SCV pronto, signore. Vai. Una manciatina. E ma faremo date. Dei gran danni. Ma proprio tanti. La ricevo. Intanto vai. Altro. Dai che clicco qua. Altra la raffineria. Qui. Marine per il momento non ci servono, ma servono altri depositi. Pronto. Quindi vai, altri due qui. Pronto a servizio. Sapete che c'è? Anche tre, chi è? Pronti a muovere! Se non si arrendono, SCV pronto, signore. Non si può costruire, c'è qualcosa di mal fermiato. Ah, scusa, ordini, mamma mia. Capitano? Vai. Datemi qualcosa a cui sparare. Qui abbiamo altri marine. Signor sì. Ecco qui. Altri tank. Con piacere, e questo possiamo signore. Cominciare a metterlo qui sopra, così da distruggere quello là. Comandante, benissimo. Lasciamo dei marini a proteggerlo. A muovere. Vai. Sì, lavoro terminato. Due. Ordine, e capitano. Minerali. Signor sì. D'accordissimo. Questa intanto l'abbiamo distrutta. Toccherà vedere. Che strada possiamo prendere? Intanto raduniamoci qua. Datemi qualcosa a cui sparare. Allora, quattro tank. Che succede? Destinazione? Ah, questi sono piazzati. Pronti a muovere. Eccone altri. Ah, voi tornate a raccogliere i minerali. Qui ci siamo. Adesso mi indichi il bersaglio. Andiamo avanti con questo e vediamo cosa c'è. Ok. Eccellente. Attenzione. Sì. Ordini, signore. Adesso costruiamo un punto immediatamente di fuoco pesante. Con piacere, signore. Così. Vi dicevo, quartier generale. A chi state sparando? SCV.
a loro. Eccellente! Esatto. Ci arrivate? Ora noi li facciamo avanzare di 2 a 2, ovvero mentre questi 3 li lasciamo piazzati, ne mandiamo 2 avanti un po' più vicini. Ecco fatto. Ah, ce l'ha fatta a passare, bene. Attenzione che ci sono... non avevo calcolato gli spettri. I Wraith. Però abbiamo i Marines. Con piacere, signore. Piazziamo questi. Portiamo i Marine. Fantastico. Marine e navicella. Per gli spettri. Ordini, signore. E proseguiamo così. Con piacere, signore. Ora vi faccio vedere bene com'è. D'accordissimo. Procedo. Ordini, signore. Signor sì. Ecco. Il bersaglio. Vi abbiamo a schermo. Vai. Eseguo. Ok. Ci muoviamo. Dietro. Perfetto. Bene, ora questi qui li lasciamo piazzati e questi li mandiamo avanti. Così ci copriamo le spalle a vicenda. Splendido. Immediatamente. Così. Trasmettete gli ordini. Attenzione soltanto agli aerei. Attenzione, aerei. Ok, avanti. Mentre questi sparano, andiamo anche questi. Con piacere, signore. Ecco fatto. Tocca a vedere se lì sopra ci possiamo arrivare direttamente. Salve, comandante. Oh, attenzione. No, Marine indietro. Intanto creiamo altri Marine qui per sicurezza e anche altri carri. E ora che ci penso... Potevo anche creare l'armeria per potenziare ulteriormente i carri, ma poco importa. Avanziamo. Procedo. D'accordissimo. Procedo. Uno me l'hanno distrutto, colpa mia. D'accordissimo. Devo mandare anche un SCV. Così qualcuno ce li ripara. E anche qualche altro Marine. Datemi qualcosa. Vai. E intanto gli stiamo spaccando tutto. Affermativo. Avanziamo. Dunque, quali sono? Ah, tutti hanno bisogno di riparazioni. Questo. Dai. Ci vorrà un po', ma... Gli stiamo causando dei danni spaventosi. Avanti. Andiamo anche altri Marine, altri carri. Sono sotto attacco. Comandante. Destinazione. La ricevo. Un attimo per fare qualche riparazione. Ah, salve, comandante. Signor sì. Mentre aspettiamo che ci raggiungano gli altri. Mi indichi il bersaglio. D'accordo.
Mentre aspettiamo, andiamo ad datemi uccidere qualcosa a cui sparare. Quell'altro spettro. Trasmettete gli ordini. Comandante, muoviamoci. Da posto. Mi indichi il bersaglio. Avanziamo. Con piacere, signore. Procedo. Vai. Armato e pronto ad andare. Altri tre. D'accordissimo. Immediatamente. Così. Forza, forza, forza. Immediatamente. Procedo. Immediatamente. Con piacere, signore. Vai. E adesso ancora su, forza. Ci siamo, ragazzi, siamo arrivati. Ok, procedo. È fatta. Devo solo finire di liberare qui e potremo portare l'emettitore psionico. Attenzione che c'è anche... questa non l'avevo calcolata. Serve Kerrigan. Kerrigan? Kerrigan! Ecco Kerrigan. Questo potrebbe essere un problema. Però ormai ci siamo. Kerrigan e l'emettitore psionico. Vai. Servono loro due. Dai Kerrigan. Servi tu. Sto aspettando te. Qui. Pensavo la stessa cosa. Ok, ci hanno scansionato, eh. Eccola, io l'ho paralizzata. Non è molto saggio, ma farla. Servono altri marine. Sì, decisamente. Non avevo calcolato questa cosa. Però ci siamo, è questione di poco. Per fortuna. Kerrigan. Che c'è? Le nostre forze sono sotto attacco. Destinazione? Dov'è Kerrigan? Ah, eccola, l'ho lasciata invisibile. No, Kerrigan non deve morire. Però posso. Signor G! Vi abbiamo a schermo. Energia insufficiente. Ah. Le nostre forze sono sotto attacco. Sto aspettando te. No. Ricevuto. Con piacere. Pronto a servizio. Chissà se posso fare una manovra in corsa. Sto aspettando te. Mandiamo Kerrigan indietro. Se riuscissi a mettere l'emettitore psionico lì. Le nostre forze sono sotto. Ho preso un colpo, pensavo che mi stava sparando a Kerrigan. Con piacere. Dove sei? Eccoci. Proviamo. Ci riesco. Emettitore psionico in posizione. Promettimi che non faremo mai più una cosa del genere. Faremo tutto ciò che sarà necessario per salvare la razza umana. La nostra responsabilità non ci lascia altra scelta. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Penso che per questo video possa bastare, è durato un bel po', anche se stavolta ho giocato soltanto due livelli. Comunque, ho visto che vi sta piacendo, mi avete chiesto di portare avanti anche le altre campagne, anche con i Zerg, anche con i Protoss, non vi preoccupate, nel tempo porteremo tutto quanto. Ora io chiudo qui e noi ci vediamo la prossima volta. In caso lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale. Alla prossima ragazzi! Gli Zerg, attirati dal segnale dell'emettitore psionico, si sono gettati sulle ignare forze confederate, annientandole completamente. Ancora una volta, la flotta Protoss, sotto il comando dell'Alto Templare Tassadar, ha proceduto alla completa distruzione del pianeta.